Proprio la minima idea di dove voglio andare a parare con questo video, perché avevo intenzione di fare un weekly vlog, quindi portarvi con me per tutta la settimana, ma spesse volte mi sono dimenticata di vloggare. Quindi continuo con la mia idea e vediamo che cosa ne esce fuori. Tutti e bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Maggie e questo è un nuovo video dove ancora non ho capito precisamente cos'è che vi farò vedere. Perché appunto, come vi ho già detto prima, mi sono dimenticata di vloggare alcuni giorni, però vabbè. Allora, diciamo che io ho iniziato a vloggare di domenica portandovi con me al mare. Giorno più sbagliato non potevo, perché praticamente verso le 4 del pomeriggio ha fatto un temporale estivo di quelli proprio potenti. Ma per fortuna eravamo a casa di mia suocera, quindi pomeriggio abbiamo aspettato che finisse di piovere, che scampasse un po', e siamo tornati a casa. Il giorno successivo, lunedì, siamo stati invitati a cena a casa di alcuni amici di mio marito. Loro hanno questa bellissima casa in campagna con tantissimo verde, e il marito di lei, che è praticamente un tuttofare, all'esterno del loro giardino ha praticamente montato da solo un forno a legna. Quindi ci hanno invitato la sera a cenare appunto da loro per farci provare le loro pizze, quindi diciamo che abbiamo avuto un personal chef pizzaiolo che ci preparava le pizze sul momento, le infornava, e insomma è stata una piacevole serata in compagnia di amici all'aria aperta. Si è stati freschi, si è bevuto buon vino e buona birra artigianali fatti sempre da loro, insomma una bellissima serata. Che in questa settimana avevamo organizzato alcune escursioni in Sila, ma non avevo messo in conto che mi sarebbe arrivato il ciclo, e io i primi giorni di ciclo sono veramente veramente KO. Anche se ieri stavo iniziando a sistemare casa, e mi ero dedicata soprattutto alla parte della lavanderia. Ovviamente c'era un caos tremendo, quindi mi sono messa lì, ho pulito, sistemato, ho riorganizzato, e devo dire che da una parte, rendendomi in movimento, non ho sentito tanto i dolori del ciclo, però poi arrivata a fine sera ero praticamente KO.
ho stirato una miriade di roba, ho riorganizzato insomma tutto lo sgabuzzino, ho dovuto buttare roba che tenevo e che si era rovinata, mentre altra roba io la vado a portare in un'associazione qua vicino per vedere se magari qualcuno ha bisogno di scarpe, vestiti. Ho messo anche delle lenzuola, insomma, ho fatto un po' di decluttering e in questi giorni cercherò di portarle in questa associazione che vi stavo dicendo, che si chiama La Stella Cometa. E una cosa meravigliosa che è successa ieri, appunto, mentre pulivo, è stata quella che ho riordinato un piccolo baule che mi ero portata da casa vecchia, dove all'interno avevo inserito alcuni libri che me ne ero dimenticata. I libri in questione sono loro, alcuni di questi li ho già letti, mentre altri erano libri che mi aveva dato mia mamma e che ancora non avevo letto. Quest'estate, che appunto non ho avuto modo per andare in libreria e comprare qualche libro, stavo leggendo Il Codice da Vinci, che l'avevo iniziato tanto e tanto e tanto tempo fa, ma che poi non ho finito. Ho voglia, ma veramente voglia di leggere quest'estate, e quindi sulla spiaggia mi sono portata questo libro che lo sto terminando in questi giorni, mancano davvero pochissimi capitoli. E vi ripeto, ieri, cioè, è stato meraviglioso trovare tutti quei libri e alcuni di questi, vi ripeto, non li ho letti, come ad esempio i primi tre che sono loro, mentre gli altri sì, li ho letti. Ah, vabbè, a parte questo che non è proprio un libro, ma è una specie di agenda dove ti spiega come fare la wedding planner. Perché nella mia vita pazza ho sperimentato anche il mondo del wedding planner. Volevo essere una wedding planner tipo Lenzo Miccio, ma magari un giorno ve ne parlerò. Allora, mamma, una corsa oggi. Sono uscita perché avevo terminato gli assorbenti, quindi sono dovuta andare di corsa da Dettershop ad acquistare appunto gli assorbenti e ho visto che hanno fatto una nuova linea, credo, di Lines Seta Ultra di questo colore qua, nero. Erano anche in promozione a 1,99 euro, quindi li ho acquistati anche per vedere se mi trovo bene, se no in genere io utilizzo sempre il Nesseta Ultra, quello pacco viola. Avevo trovato poi in promozione anche a 1,89 euro questo bagno doccia crema di spuma di champagne. Un profumo fantastico, latte di mandorle e burro di karité, ho voluto acquistarlo e poi visto che c'ero e visto che avevo terminato anche la mia matitina preferita dell'Astra, questa nello specifico è la 02, ho acquistato anche lei. E nulla, ritornata da Dettershop ho iniziato a piegare qualche vestitino, qualche vestito nostro che mi era rimasto da sistemare da ieri, intanto che aspetto l'arrivo di mia mamma, perché ieri, mentre stavo finendo di sistemare la lavanderia, mi è arrivata fra le mani una busta dove all'interno c'erano delle tende molto carine, semplicissime, un bianco sporco più o meno, di un tessuto però più compatto, non di quelle trasparenti, che mi aveva dato tanto, tanto, ma tanto tempo fa mia suocera. Ora, queste tende nascono con quei ricetti, avete presente quelle tende che si attaccano con i gancetti, quelle cose là, ecco. E
mi è venuta l'idea di appunto modificarle per poterle appunto utilizzare io ai pali delle mie tende. Ho chiamato ieri mia mamma per dirle se mi poteva portare la macchina da cucire. Io sono figlia di sarta, ma ovviamente non so fare nulla, quindi oggi farò questo nuovo esperimento, mi cimenterò nel cucire, nel cucito, cosa che non ho mai fatto in vita mia, solo con ago e filo per andare a chiudere qualche buchetto, ma mai con una macchina da cucire. Quindi non so che cosa ne uscirà, però comunque c'è mia mamma e se dovessi sbagliare qualcosa so che lei in un attimo sistema tutto. Tende terminate, lavate, appese. Adesso mi sto gustando le tende nuove nella camera da letto. Come vi avevo fatto vedere nelle clip precedenti, erano delle tende che avevano bisogno di una piccola modifica, alquanto importante da fare. Io credevo che fosse un qualcosa di veramente semplice da poter fare, invece così non è stato, e quindi il mio aiuto in questo rifacimento delle tende nuove è stata solo quella di passare degli aghi a mia madre, perché non ci ho voluto mettere proprio mano. Figuratevi che mia mamma mi ha detto: Maggie, il cucito non fa per te. Io: ci vuole pazienza e tu non ne hai. Raga, era tutto un prendi misure, sposta il punto, riprendi la misura dal punto che hai messo, riporta la misura da un'altra parte. Cioè, no, non fa per me, non fa per me proprio. Adesso invece sto aspettando che arrivi mio padre, perché dovremmo fare anche il montaggio di un mobile. Mi viene da ridere perché questo vlog doveva essere tipo un travel vlog. Volevo portarvi con me alla scoperta di tutto quello che ci eravamo messi in testa di andare a visitare, ma così non è stato, perché comunque io sono stata poco bene, quindi ho cercato comunque di fare qualcosa in casa per non perdere questi giorni in questo modo, e quindi sta diventando un riorganizziamo la casa, risistemiamo cose. Andremo a montare insieme a mio padre? No, monterà tutto lui, perché io posso solo passare gli attrezzi. Mi farò montare delle mensole in cucina e finalmente riuscirò a montare anche l'orologio. Orologio che vi ho fatto vedere nello scorso vlog, dove vi chiedevo anche altre cose, ma a me mi filate poco, eh. C'è qualcuna che invece mi risponde sempre, si fa sempre presente nei commenti e segue i miei video, e ringrazio tantissimo queste persone, questi follower che continuano a supportarmi e a sopportarmi. E nulla, quindi stavo dicendo, ritornando al discorso, oggi continueremo con l'andare a risistemare la casa. Dobbiamo montare anche un mobile che ho preso un mesetto fa più o meno su Amazon, e spero di trovare il link in maniera da potervelo anche mettere giù nell'info box, perché è un'ottima soluzione per quanto riguarda le toilette. Soluzione da parete senza piedini, quindi salva spazio ed è veramente stupenda. Poi
Poi, se riesco, vorrei colorare delle cornici di alcuni quadri che mi sono portata da casa vecchia e siccome appunto le cornici sono abbastanza buone, ma i quadri che sono all'interno non mi piacciono per nulla, voglio andare a colorare con una bomboletta nera, semplice, le cornici. Ma l'oscenità dei miei capelli in tutto il video, ne vogliamo parlare? Sì, sono vestita come ieri, ma è il giorno successivo. Stavo iniziando ad editare il video e come a mio solito mi sono dimenticata di salutarvi, mi sono dimenticata anche di mostrarvi tutto quello che abbiamo fatto e quindi mostrarvi il finale di tutti i piccoli progettini che abbiamo svolto in questi giorni, ma girerò un video a parte anche perché su alcune cose dove appunto come ad esempio le mensole che abbiamo applicato all'interno della cucina e il mobiletto che abbiamo montato nella camera da letto hanno bisogno di qualche decorazione, magari questo poi lo andremo a fare insieme in un prossimo video. Quindi magari, non so, vi porterò con me alla ricerca di qualche decorazione, roba varia. Intanto io sto girando qualcosina sui vari siti per trovare qualcosa, per trovare qualche illustrazione carina da montare all'interno dei quadri che abbiamo dipinto ieri con mia mamma. Anzi no, una cosa l'ho fatta, quindi lo dico io, che ho dipinto io. E quindi nulla, ho preso le misure dei vari quadri e adesso non mi resta che appunto cercare qualche bella illustrazione da poter inserire all'interno. Come siti ho pensato di andare a vedere su Desenio, su Amazon eccetera eccetera, però vado a dare un'occhiata anche su Shein o su Temu. Mentre per quanto riguarda il mobiletto che ho inserito all'interno della stanza da letto, poi lì dovrò andare a fare anche una sorta di decluttering per quanto riguarda anche la mia makeup collection, che alla fine non è niente di che, ho pochissimi pezzi, però alcuni secondo me vanno declatterati e tutto il resto, e magari lo faremo insieme in un prossimo video. E nulla, io direi di terminare il video qua, vi ringrazio come al solito per restare in mia compagnia, vi invito se vi va di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdere l'uscita dei prossimi video e shorts. E nulla, se questo video vi è piaciuto come sempre vi chiedo di lasciarmi un bel like di supporto e niente, io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo fra qualche giorno con un nuovo video. Ciao!